consumano, lo sai? Ma dico io, stai per diventare padrona di un castello meraviglioso e... Io sto male e voi fate tutti finta di niente. Non sputare in cielo, che in faccia ti torna! Tata, per favore, hanno rapito Re Riccardo e dopo 13 anni... Dopo 13 anni? Oh. 13 anni, 8 mesi, 5 giorni e mezzo. Bisogna essere precisi? Bisogna essere precisi. Sì, ma... Il pubblico va erudito. Sì, ma non in questo momento. Ma io volevo solo erudire una sì, cosa. Andiamo. Ciao. Sono pronta, ma tu sei fuori in bambino. Fatti vedere. Ecco, quindi dopo 13 anni, 8 mesi, 5 giorni e mezzo. Lui. E invece devo fare questo enorme sacrificio. Perché? Perché tuo padre è amico di Re Riccardo. E poi, su, da donna a donna, diciamoci la verità. Questo cuoio non è così male. Ancora speri nel principe? Principe? Nessun principe. È solo un ricordo d'infanzia. Ah sì? Ma intanto è diventato un ribelle. E adesso è andato nella foresta, diventerà un selvaggio. E se vi rapisce e fa diventare anche voi una selvaggia! Oh, non ci voglio neanche pensare. Già quando l'avete visto, aspetta, come gli avete detto? La spalla tutta scoperta. Meglio mai! Dico io, non so da chi avete preso certi modi per dare una risposta del genere. Cioè va con la zoppa. E poi data basta, nessuno potrà più fare nulla. Sono più di 20 anni che vi servo con garbo e sobrietà. E volete insinuare che questi modi li avete presi da me? No! Evelina, io ti ho reso forte. Evelina! Ma è sorda questa? Eccomi, eccomi. Mi avete fatto chiamare. Mi avete fatto chiamare, Milady. Mi è sembrato... Mi è sembrato di aver sentito un leggero scampanellino. C'è lo scampanellino, sì, certo. Suona il campanellino per diletto, per sentire la tua risata. Ah, non suonare bene! La prossima volta ti suono tutte le campane di Nottingham. Ah, che onore! Non ce la posso fare? No, fallo tu perché sennò io... Evelina... Scusa, la data oggi è un po' turbata. Ecco, sì, sono turbata e anche lei, quindi preparaci una bella tisana calda. Fai tu. Un secondo, eh? Sì. Che cosa fa? Dove... Ecco, no, che tengo al sicuro. Ah. Allora, una bella tisana calda. Allora, se volete distendervi, farei una passiflora. Se volete riposare tranquille, una camomilla. Se siete turbate... Ma nel senso che avete turbolenze! No, ma come ti permetti, Evelina? Evelina, turbate sta per scosse, sì, tese, sì, nervose. Sì. Fai tu, ci fidiamo. Sì. Ecco, fai tu. Allora opterei per la tisana al finocchio. Ecco, brava, vai, vai a fare movimenti. Sì, la tisana al finocchio, sì, vado. Ce l'abbiamo tanto, vai, sì, vai. Sì. E non ridere, io non sono nata in un castello come te, io sono nata per strada, nel paese del sole. E io sto male, e voi fate tutti finta di niente. Tu stai male? Sì, sto male, perché è così difficile crederlo? Corriere Amazon! Forse era mio. No, scusa, i miei giochetti li prendo io, grazie. È per Mimicchio. Allora non è qui. Allora no, ha sbagliato. Maria. Prego, arrivederla. Vedi la gente che sta male per davvero? Ho visto.